so che ti piace. Allora io continuo all'infinito. Siamo solo io e te, e questo sarà probabilmente uno dei miei video più particolari. Lo sai perché, vero? No? Sì che lo sai, dai. Hai letto dal titolo, più o meno. Ti ho incuriosito, eh? Ebbene sì. Scrocchia il loro packaging. Ovviamente, se mi segui, do per scontato che tu sappia cos'è un video ASMR, ma qualora tu non lo sappia, devi sapere soltanto che questo sarà un video molto rilassante, molto molto rilassante. Se fa più o meno.
Spurs, questi abeti giganteschi. Il Canada è un paese fighissimo, io lo adoro, anche se non ci sono mai stato. Io direi, quale vorresti sentire per primo? Ah, vuoi che scelgo? Giungla, odori balsamici e legnosi di questi alberi centenari, secolari. Ci sono vacche, mele, accordi incensati di olivano. È veramente bellissimo, non lo conoscevo e sono letteralmente scioccato da questa bellezza. Mirra, resine, il tutto è sorretto da un legno di sandalo. L'apertura mi ricorda addirittura un po' l'odore di banana, anche se non è specificata tra le note. Mi piace tantissimo. Sa proprio di scimmia. Non che a me piacciono le scimmie, però sai, ognuno ha i suoi gusti. Lo trovo un po' animalico, ma quanto basta. È morbido come la pelliccia di una scimmia. Naturale, molto naturale, dolciastro. Mi piace, ma cacca. Adesso andiamo al prossimo. Macaque, lo metto tra quelli che mi piacciono. Apriamo questa confezione, guarda che bello. Di questi Decant. Sono degli Eau de Parfum di Zoologist. Perché io ci tengo tanto a dirlo che non si dice parfum, non si dice, no, non si dice parfum, perché se dici parfum sei un ignorantone, si dice parfum, la M diventa quasi una N nella vera pronuncia, tant'è che un mio amico francese mi ha detto che tutte le pubblicità italiane di profumi dove dicono eau de parfum sono tutte sbagliate e per marketing lo dicono, perché se sei in Italia non puoi dire parfum, perché sennò poi la gente pensa che sei strano. Ma a me piacciono le cose strane, lo sai, anche a te piacciono, lo so. Oh, stavo per spruzzarlo senza dirti nulla. Questo si chiama Dodo, guarda che carino. Lo sai che il Dodo è un animale estinto? Lo sai che il Dodò viveva sull'isola Mauritius e basta. Che belle le Mauritius, queste isole incontaminate, con una grande influenza orientale anche dall'India, in mezzo all'oceano. È un posto bellissimo. Di verde. È come essere
su una collina di Mauritius e guardare l'oceano indiano a distanza, sentire il vento che smuove le foglie degli alberi, che muove l'erba, un prato erboso vivissimo dove è appena piovuto, sento l'odore anche un po' di petricole, note di basilico e lavanda, ananas, petit grain, rosmarino. Così strano questo profumo, mi piace tantissimo, io sento anche note di terra, probabilmente la nota di oak moss che gli dà questo accento un po' terroso, anche un po' di petricoli, lo trovo bellissimo anche questo, per adesso mi sta stupendo tantissimo questo marchio. Andiamo al prossimo. Basilico, angelica e zenzero, ginger, riso, è un profumo che richiama molto l'Oriente. Oh, che viaggio ragazzi, anche questo è stupendo. Ci sono anche note floreali, acquatiche. Immaginate di essere in un Eden. Questi piccoli bacini acquosi molto trasparenti viene abbellita ed arricchita di questi fiori di loto sui quali volano le libellule libere. Voi sentite semplicemente il rumore della natura attorno a voi, attorno a te. Tu sei lì, senti il suono degli insetti, senti il rumore delle serpi che strisciano. Questo è dedicato a un uccellino, il profumiere è Shelley Weddington e dovrebbe richiamare una prospettiva eterea e caleidoscopica infinita. Vediamo un po' se è vero. Mi piace fare questo snaso solo con te, siamo solo io e te, molto intima come cosa, perché posso dire tutto ciò che gelsomino.
fresco. Sembra di essere in un giardino d'inverno a Parigi. Avete presente quelle architetture ottocentesche chiamate i giardini d'inverno? Erano famose all'epoca. Erano delle serre in alcune ville molto lussuriose e costose. In queste serre venivano coltivate piante provenienti da tutto il mondo. All'epoca c'era tanta passione e tanto amore nei confronti della botanica in generale. Sembra proprio di essere lì. Siamo a Parigi in un giardino d'inverno e dentro questa serra tutti questi fiori esplodono tutti insieme in un unico armonico odore che si mescola, un mix idilliaco, estremo, supremo, divino. Mi piace molto, ma non è per ora uno che rientra. Cosa sia questo animaletto? Si chiama Hyrax. Mi piace molto il fatto che abbiano abbinato un profumo a un animale. La trovo un'idea stimolante, fa viaggiare la mia mente. E a te? Ti piace? Chissà che bei sogni che farai questa notte. Chissà quanto ti sta rilassando questo mio video. Ah, che bello il mondo dei profumi. Ci fa viaggiare. Questo profumo è stato creato da Sven Pritzokleit e richiama i cieli mattutini di un'Africa assolata, quindi immagino che questo Hyrax sia un animaletto africano. Dovrebbe dare idea di calore. Siamo in Africa, la terra brucia, è bruciata dal sole. Sento l'odore della vegetazione, sento l'odore dei minerali, delle pietre che tutto il giorno hanno subito questi raggi solari potentissimi a queste temperature immense. Adesso il sole sta tramontando, perciò la natura anche torna un po' a vivere. Immagina di essere lì, siamo lì insieme, in Africa. È così vero, così vivo. C'è appunto odore, guarda, non avevo neanche letto la nota, ma c'è odore di African Stone, pietra africana. Elemi, peperosa, zafferano, rosa tua. Giacinto, Styrax e un pizzico, un goccio di whisky che lo rendono un po' busi. È molto intrigante, mi piace tanto. Anche la combinazione fra fava tonka e patchouli. Ci sono anche delle belle note animali che naturalmente saranno molecolari, immagino, al 100%. Piacciono tanto. Bello, mi piace, tra i miei preferiti. Elephant. A me piacciono tantissimo gli elefanti. Hanno un loro carattere così pacifico, ma potente allo stesso tempo. Bartlett.
sistema molto delicato. La nota top è proprio quella di foglie d'albero, di tè, di magnolia. Quindi siamo in un luogo, potrebbe essere addirittura l'India. Questo, da ciò che vedo, sembra proprio un elefante indiano. E il gelsomino, anch'esso è una nota fiorita che a me piace molto perché richiama molto l'India. A te piace il gelsomino? Cosa ne pensi? È bellissimo, probabilmente uno dei miei preferiti fino adesso. È tanto, tanto, tanto evocativo. È come essere in un prato indiano dove alberi secolari di banano circondano la zona e si vede molto a distanza un gruppo di elefanti, una famigliola di elefanti che tranquilli camminano su questo prato erboso. C'è un ruscello, il rumore del flusso d'acqua. Anche qui è abbastanza idilliaco, ma d'altronde può sembrare sì un po' scontato, ma io trovo che le cose che ci connettono con la natura sono le più preziose cose che abbiamo. È così bello sapere di far parte di un mondo, di un cosmo, di un ecosistema che ha le sue leggi, le sue dinamiche e che tutto è così perfetto, tranne i messaggi che mi stanno arrivando adesso, proprio nel momento sbagliato. Scusa, scusami. Non volevo stressarti con questi messaggi. Quindi mi fa davvero entrare in contatto con la natura. Io adoro anche la nota di cocco, di latte di cocco, anche di cacao, latte ed incenso. È come se sei lì a bere il tuo latte di cocco mentre hai appena acceso un incenso e ti prepari a meditare in questo luogo naturale, purissimo, dove la natura regna sovrana. Non c'è nessuno che ti disturba, nessuno ci disturba in questo posto. È un posto magnifico, è un Eden. Elefante stupendo, ambra, muschi, paciuli, legno di sandalo. A chiudere questa composizione, mi piace tantissimo, assolutamente tra i miei preferiti. Macaco, l'avevo già provato. Musk deer, il cervo muschiato. Lo sapete che il musk arriva proprio dall'Himalaya, vero? Lo sai? Io a volte ti do del voi perché tu sei una persona importante, ma se ti dico voi è perché intendo te e sei importante per me. È di Pascal Gorin questa composizione, molto fresca, con queste note di cardamomo, tante assolute di oud, ambretta, gelsomino sambac, olio di calamo e rosa. Non è male. Mi piace tanto la nota di questo cardamomo. Anche se, sinceramente, me lo immaginavo un po' più muschiato. Addirittura qua non c'è nemmeno la nota di muschio di cervo. Quindi è comunque una composizione molto strana, molto elegante e maschile, però non tra i miei preferiti. Lo metto qua. Moth. Senti che bel silenzio che c'è.
paesaggio molto esotico. Moscata e zafferano sono in testa. È un bel mix che però arriva poi a qualcosa di molto molto pulito. Io avverto un muschio pulitissimo nelle note di base. Nel cuore ci sono tante note floreali, eliotropio, gelsomino, mimosa, mughetto. E nella base il miele. Avverto tanto. Persino qualcosa di acquatico, è molto strano, molto giapponese, molto composto, molto elegante, distinto. Oh. Oh. È molto rilassante, molto. Mi ricorda tante cose insieme. Non riesco a descriverlo, è così difficile. Non è facile avere una visione che descriva Moth. È dolce, pulito, anche un po' spigoloso. Non so perché, ma mi ricorda l'odore, un odore estivo, tremendamente estivo. Mi sa proprio di giornata passata al mare. Non ci sono note acquatiche, non c'è nulla di tutto ciò, ma quello che mi arriva è questo, non ho idea del perché. Ti dico quello che mi ricorda anche proprio l'odore di stare vicino a una piscina. Lo so che non c'entra magari proprio nulla con l'idea generale, ma questo è quello che mi ricorda. Oh, com'è bello! Sai che il koala è un animale puzzolentissimo, non lo sapevi? Dicono che puzza tantissimo, io non l'ho mai visto, però se c'è chi lo dice, io ci credo, perché ho visto anche dei documentari sul koala, è un animale carinissimo che non fa altro che mangiare dalla mattina alla sera e poi quando non mangia dorme. Cosa desiderare di più effettivamente? Un po' come la vita del panda. Che strano, mi piace tanto. Oh, ci sono dei muschi, un'ambra molto molto potente, un ambrato potente, un incensato anche e ovviamente un'apertura molto mentolata e di eucalipto. Sporca da queste note di incenso, un vetiver anche abbastanza sporco. È particolarissimo. Effettivamente è abbastanza abbracciante, cioè uno di quei profumi che ti abbraccia, ti fa stare bene. Giocoso, sì, e anche per te magari che hai un carattere molto indipendente, che ti piace fare le cose da te, questo ha un carattere molto indipendente come profumo, perché ci sono queste note molto libere in apertura. Mi piace Koala, di Spiros Drosopoulos, è il profumiere greco. Stia durando, già siamo a mezz'ora e non ho intenzione di fare tagli. Chissà se ti sei già addormentato, magari potrai utilizzare comunque questo video nei prossimi giorni e sentirlo sempre.
Zafferano in apertura. Lo zafferano è una delle mie note in queste combinazioni, la preferisco tanto, una delle mie preferite quando si tratta di fioriti da smorzare un po'. Molto legnoso. Patchouli bello terroso e lussurioso anche, molto setoso. Effettivamente mi ricorda molto del Giappone, mi ricorda davvero tanto dell'eleganza giapponese, di queste case con le pareti in carta di riso, attraverso le quali si possono vedere le silhouette delle cose. Magari tu sei proprio in questa casa giapponese adesso e riesci a percepire tutta questa architettura zen attorno a te. C'è un bel silenzio anche lì, vero? In Giappone, in questa casa con le pareti di carta di riso. È un odore familiare, seppur molto regale. Mi fa venire in mente la compostezza dei movimenti e delle movenze delle geishe giapponesi, un po' come il nightingale, questo uccello notturno. Davvero bello. Non rientra però tra i miei preferiti. Prima abbiamo visto il koala e adesso vediamo il panda, due animali che fanno del cibo e del sonno la loro filosofia di vita. È fantastico, non credi? Il profumiere qui è Christian Carbonelli. Oh, questo mi piace da matti, ragazzi. Oh, che meraviglia. Questo ci metto proprio l'orecchiuzza, perché mi piace proprio da matti. È bello, bello, bello. C'è una brezza molto potente di note ozoniche che si mescolano a note agrumate e dolci di mela, fiorite di magnolia, ma non è troppo, è simile, quasi quasi un gourmand. Anche qui ci sono delle belle note terrose. Oh, è gioiosissimo, davvero molto molto gioioso, mi fa veramente viaggiare. Oh, com'è gioioso, mi piace tanto. Effettivamente il panda è un po' un animale, no? Abbastanza gioioso, dai, anche se qua lo vedi con questo smoking elegante. Ma che bello che è. Note di patchouli e ambra, osmanto, mandarino, note di tè. È un incontro con l'amorevole panda e con la sua foresta esotica che lui chiama casa. È bello poter chiamare un proprio luogo casa, no? Mi piacciono tanto questi aromi floreali e fruttati e questa brezza del Sichuan, che è la regione della Cina, come sappiamo, come sai. Oh, è già cambiato, è già evoluto in qualcosa di ancora più ambrato. Mi piace da matti, è bellissimo, panda. Ah, come vorrei fartelo sentire questo profumo. Questo è uno di quei profumi che acquietano molto la mente. E è un profumo esuberante, uplifting. Fa stare bene il tuo spirito in un luogo magico dove i panda giocano tra di loro. Bellissimo, assolutamente tra i miei preferiti. Rhinoceros, il rinoceronte, e di Bryn Lomros.
rinoceronti, non so cosa facciano, però immaginate di essere in un deserto e sentite questo branco di rinoceronti che galoppa nel deserto e alza questo polverone. Qui c'è un hood bello potente, bello strong, molto stallatico, ma indossabile. Cuoio e tabacco. Come lo rendono misterioso e virile, maschilissimo, maschilissimo. Incenso, pepe rosa, whisky, caffè, rum, basilico. Oh, che mescola potente, che mescola potente. Mi piace da matti anche questo. Il rum è molto dolce e va proprio a unirsi alla nota di whisky, con una nota anche di caffè, quindi richiama davvero, insomma, un ambiente orientale, africano anche. Anche se l'Africa, vabbè, non è considerata oriente. E per adesso è veramente molto potente e voluttuoso. Oh, è curiosissimo, curiosissimo, molto ricco, con questo oud barra incenso che gli danno un tono quasi sacrale. Guardare la scena di un documentario dove avviene questa corsa sfrenata di rinoceronti nel deserto è un'immagine molto potente, oh, molto virilissima, molto molto virile, molto, come si può dire, atavica, atavica, è qualcosa di primordiale, primordiale al quale io non resisto. È veramente qualcosa di stupendo. È già cambiato un po', è già cambiato un po' e si avvicina più a note di tabacco, assoluta di tabacco e cuoio. Che bello questo profumo, mi piace tantissimo. Rhinoceros, anche questo è tra i miei preferiti, ce n'è un casino. Oh, questo, guarda, tu lo sai che io porto lo scarabeo stercoraro sull'orecchio, vero? Lo sai, perché se mi segui lo sai. E guarda come si chiama questo profumo, lo scarabeo sacro. Questo mi deve piacere per forza. Vediamo, è di Sultan Pasha. Che bel nome è il profumiere. Misterioso. Sei mai stato sul Nilo? È un fiume magico, fanno delle bellissime crociere dove puoi vedere tutti i templi, lo sai? È un posto bellissimo. Galbano, labdano, mirra, olibano, muschi, accordo di vino e accordo di loto blu, limone e in apertura il civet, che è questa nota animalica, pungente e penetrante. Mi piace, devo dire che in apertura non mi aveva molto convinto, ma adesso mi piace molto.
Horse e Cavalluccio Marino. Sono curiosissimo perché ne ho sentito parlare tanto di questo. E di Julien Rasquinet, naso che abbiamo già visto in varie altre mie recensioni. Te le ricordi, vero? Ti piace il mare? Ti piace di più nuotare in superficie o andare nelle profondità e magari fare delle immersioni sub? Quale delle due? Sinfonia al mio naso, è veramente molto molto bello. Cardamomo, finocchio e ambretta in apertura. Salvia tuberosa e neroli nel cuore. Assoluta di alghe, vetive e accordo ambra grigia. È molto marino, ma anche tanto sensuale. Selvaggio quanto basta, anche molto colorato. Effettivamente mi fa venire in mente questi fondali della barriera corallina, pieni di pesci colorati, anche fluorescenti, alghe fluorescenti anche. È molto evocativo, sorridente, fa sorridere, mi piace tanto. Oh, come mi rilassa, Seahorse. Sei idea proprio di laguna, di anemoni, di ritmo della corrente marina. Sentire le onde che vanno e vengono. Ci sei solo tu di fronte all'oceano e puoi tuffarti e andare a scoprire sotto la superficie tutto un altro mondo super colorato e fatto di cose vive che anelano a una felicità sempre maggiore. È bellissimo. Seahorse, assolutamente tra i miei preferiti, anzi ci metto anche l'orecchiuzza, che proprio questo mi piace tanto. Bene. Sloth. Ops, scusami, ho avuto un colpetto di tosse. Questo è il bradipo. Tra l'altro Sloth era anche un personaggio dei Goonies. Effettivamente la nota principale è quella di camomilla, che in realtà poi non è un calmante. Sappilo, se devi andare a dormire e dici devi farti una camomilla, in realtà non è così, perché la camomilla, se la tieni più di 3 minuti nel bicchiere, diventa un eccitante, non è più calmante. Questo è un consiglio che ti do. Bisogna tenerlo al massimo 3 minuti la camomilla, altrimenti ha una funzione eccitante, non calmante. Oh, com'è bello Sloth! Tanto verde, tanti paesaggi, mi ricorda alcuni paesaggi indiani anche. Wow, lavanda, violetta. È tutto così composto e quieto. Davvero a rallentatore. Frankincenso, funghi, muschio di quercia, vaniglia e fava tonka. Mi piace tantissimo anche questo, ci metto una bella orecchietta, mi piace tanto tanto. Che bello. Dà proprio idea di una creatura che si muove lentamente.
Sloth. Entra anche lui tra i miei preferiti. Il gufo delle nevi. Wow! Io adoro i gufi e adoro la neve. Chissà se adorerò anche questo profumo. È di Don Spencer Earth Sweets. Ghiacciata, wow, rosa bianca, erba di mate, civet, cedro, muschi, ambretta, uno di quei profumi che ha un carattere gelido, adatto alle persone che sono magari un po' fredde, quelle che amano stare sempre da sole magari, quelle che non amano molto il contatto sociale. È un bellissimo profumo per la solitudine. Mi piace tanto, bello, anche lui entra tra i miei preferiti, ragazzi. Abbastanza l'idea di un mare mentre sopra c'è un temporale. Immaginatevi un temporale serale sul mare. Quindi c'è del buio, un buio, magari un mare anche autunnale. Non è un mare mosso, non è necessariamente mosso, ma autunnale, misterioso. Piaciuto Squid, mi piace, tra i miei preferiti. Oh, anche questa me ne ha parlato un mio amico che vive in Spagna, si chiama Tyrannosaurus Rex, non il mio amico ma il profumo. Sono curiosissimo. È di Antonio Gardoni il naso.
senso, c'è qualcosa di realmente rettiliano dietro, di potente, cuoiato, vaniglia, patchouli, sandalo, neroli, noce moscata, pepe nero, bergamotto. Bellissimo mix, mi piace da matti. Selvaggia anche qui. È bello, non rientra proprio tra i miei preferitissimi, però lo mettiamo là. Camaleon. Guardate che bella qui. Gli hanno fatto la. Guarda che bella. Gli hanno fatto la scritta che cambia colore. È di Daniel Pescio. Daniel Pescio mi fa ridere il cognome. Strano. Sa di pelle luminescente, di rettile. Effettivamente. Ecco, già è cambiato. Questo mi ricorda molto un profumo di New Note.
anche fatto la recensione. Mask Complexity, sì, mi ricorda molto Mask Complexity. Ed è cambiato ancora, terza snasata, è già cambiato 3 volte. È uno di quei profumi che il cervello non può inquadrare, non inquadrabile, molto particolare, davvero tanto, tanto, tanto. Si sente a volte il frangipani. Io in apertura sentivo tanto l'ylang ylang, adesso non lo sento quasi più. Violetta, peperosa, mango. È una multi-esplosione caleidoscopica di tanti colori olfattivi messi insieme, tutti mescolati insieme. È un bel delirio, un bel delirio. Mi piace tanto. Bello. Vabbè, dà proprio idea di camaleonte. Vaniglia, vetiver, anche qui, cocco, gelsomino, zafferano, sale marino. Lo vorrò sentire su pelle, magari ci faccio proprio una recensione ad hoc. Per adesso entra tra i miei preferiti. B. L'ape. È di Cristiano Canali questo. Il profumiere è lui. Molto strana l'apertura, quasi puzzolente. Gelatina reale che la pappa reale. No, non fa per me questo, troppo strano. Vedo che ha vinto, è molto artistico questo, probabilmente uno dei più artistici che ho sentito fino adesso. Non so se ti piacerebbe, però è molto difficile, ho sentito l'apertura, è veramente difficile. Oddio, già adesso è un po' più diverso. Sciroppo di zenzero anche in apertura. Poi c'è la mimosa, l'eliotropio nelle note di cuore, fiore d'arancio, benzoino, vaniglia, fava tonka, sandalo sul fondo. No, faccio fatica a questo, capirlo. Lo metto già subito tra quelli che non mi hanno convinto. Poi comunque me li risentirò con calma. Qual è che ti incuriosirebbe di più? Del quale io ci posso fare una recensione, magari la farei per te, sai, scrivimelo sotto magari su un commento e ne faccio una per te. Camel, ops, l'ho già spruzzato. Questo è un incensato abbastanza classico, devo dire. Bello, non è brutto, seriamente, sinceramente non è brutto, anzi no, no. Bello incensato, frutti secchi, frankincenso, dattero, rosa, quindi siamo proprio in Oman, in Oriente, comunque sia. È di Christian Carbonell, da amante degli incensati devo dire che ha dei begli aromi esotici, richiama molto un mercato, un souk, ecco, arabo, questo sì. Piace, Camel può entrare nei miei preferiti. Sta venendo un video enorme, sto anche finendo la batteria, devo andare un po' più veloce forse. Civet, io non amo la nota di civet particolarmente, però vediamo. Questo è di Shelley Weddington, non male, non male. Frangipane, arancia, spezie, caffè, incenso e cuoio. Sì, questo purtroppo lo trovo un po' artificioso, non so, non mi convince tantissimo Civet. Un po', non so, non mi ha convinto tanto tanto. Ha aperto tanto questa nota
minerali, sembra di mangiare un frutto della passione dentro una grotta umida. Questo è bello interessante, qui ci va la mia orecchiuzza. La guava è bella dolce, appunto, e anche poi il frutto della passione, c'è un bel senso di dolcezza dietro. Oltretutto credo che siano proprio i frutti dei quali anche questo animale si ciba, perché poi comunque il pipistrello si mangerà gli insetti, ma secondo me si mangia pure qualche frutto, credo. Note incensate, gelsomino notturno. Silenzioso, molto composto. Questo è uno di quei profumi che metterei anche per andare a dormire, per rilassarmi. Note animaliche, note di come si chiama? Oddio, alghe, sì. No, non è alghe, oddio, mi è sfuggito il termine. Devo cercare, perdonami. Muschio di pietra, ecco. È bello, mi piace tanto, mi richiama tanto l'India, anche questo, non so perché. Comunque paesaggi abbastanza vivi, pieni di natura, ma anche molto molto rocciosi, molto scuri e umidi. Mi piace tanto. Mi piace tanto Bat. Quasi finito, ragazzi, un'ora di video. È di Pia Long. Non credevo di poter riuscire a snasarmeli tutti, ma vedi, l'ho fatto per te. Perché te l'avevo promesso. Questo è un bel incensato anche. Avverto Opoponax, Amiris, mandarino, cardamomo, noce moscata, ma non mi fa impazzire, lo trovo abbastanza semplice, carino, ma non mi fa impazzire, abbastanza semplice. Non vado a raccontarti di più, anche perché ho paura che mi finisca la batteria. Beaver, guardate che bello questo castoro, guarda che bello che è. Il castoro, il profumo del castoro. Questo, da quello che dicono, dovrebbe essere un profumo proprio di loggia cozy, di cozy lodge, cioè quelle baite molto molto cozy, montanare, alpine, dove scoppietta il camino, fuori magari nevica e c'è un bel lettone soffice dove sdraiarsi, rilassarsi. Ah, che meraviglia. È bello così, molto luminoso comunque. Molto luminoso. La nota di top è aria fresca, bellissimo. E infatti è luminoso e fresco. Sì, dà idea di qualcosa di selvaggio comunque. Vegetazione, di aria, molto arioso, molto ampio. Mi piace, è pulitissimo, molto pulito, legnoso, un pochino cuoiato e un po' acquatico. Ecco, questa è una baita bella cosi, bella accogliente, familiare, in montagna, in una montagna anche qua bella paradisiaca. Luminosissimo. Questo è un estivone veramente top, molto molto fresco. Non me lo vedo come baita invernale, mi dà proprio un'idea di, insomma, una baita primaverile in montagna ad alta quota, proprio dove fare delle passeggiate, delle scampagnate, dei trekking ad altissima quota. Sa di ruscelli che scorrono in mezzo al bosco, di rumore dei passi nel ciutolato, nei sentieri di montagna, di qui
già addormentato, o magari ti ha semplicemente rilassato questo video. Fammelo sapere se ti è piaciuto, così magari ne posso fare altri. Ho tanti tanti decant da recensire, perciò mi piacerebbe farlo così, in alcuni casi, certo, perché magari per dei brand così particularis è il caso di fare queste recensioni particularis. Questo si chiama Cardinal, è nuovissimo, 2022, però aspettami lì, non te ne andare, perché prendo una mouillette che non l'ho presa prima, scusa. Ce l'avevo proprio qua, vicino. Cardinal, The Zoologist. Vediamo un po'. Non me lo dà, non me lo dà.
Tyrannosaurus. Tyrannosaurus Rex. Facevo prima a dirti quelli che non mi piacevano, probabilmente. Vabbè, Squid. Questi invece mi piacciono da matti, mi piacciono proprio. Macaco. Oh, che bello il macaco. Dodo. Macaco, vabbè, sì. Sia piaciuto.